In Italia il calcio è molto più che uno sport, è una vera e propria religione. E per capire i motivi di questa passione travolgente dobbiamo fare un tuffo nel passato. Ma prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un bel like qui sotto, anche un commento e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. La storia del calcio in Italia inizia alla fine del XIX secolo, quando c'era ancora la monarchia. In quegli anni il calcio era un gioco per l'elite. Le prime squadre erano infatti composte da soli aristocratici e borghesi di un certo rango e le partite si disputavano soltanto in alcuni campi riservati ai soci. Ma presto il calcio si diffuse anche tra la gente comune, grazie alla fondazione di nuove società sportive aperte al pubblico, senza nessun tipo di filtraggio. E così, negli anni 20, le prime partite di calcio cominciarono ad attirare folle sempre più grandi di spettatori. Una rivoluzione sociale iniziò in breve tempo. Ma la vera svolta avvenne negli anni 30, quando lo Stato decise di sfruttare il calcio come strumento di propaganda. Il regime creò una squadra nazionale forte e vincente e promosse il calcio come simbolo di forza e orgoglio nazionale. Da allora il calcio in Italia è diventato molto più che uno sport. È un modo per esprimere la propria identità, la propria appartenenza ad una squadra e ad una comunità specifica. I tifosi italiani sono noti in tutto il mondo per la loro passione sfrenata, i loro cori e le loro coreografie, uno sfogo dalla quotidianità e dall'alienazione sempre più frequenti della nostra società. Ma il calcio in Italia è anche fonte di rivalità accese e di polemiche interminabili. Le partite tra squadre rivali sono occasione per sfogare l'odio e la frustrazione, ma anche per celebrare la vittoria e la gloria, per motivi culturali e legati anche al territorio. Il calcio in Italia è diventato un'arte e ha legato anche a molte realtà. Insomma, il calcio in Italia è un universo a sé stante, popolato da personaggi coloriti, da storie epiche e da momenti indimenticabili. E se non sei un tifoso di calcio, beh, ti sei perso una delle esperienze più intense e divertenti che l'Italia possa offrire. Ma il calcio italiano non è soltanto passione e spettacolo, è diventato sempre di più anche un business milionario che coinvolge club, sponsor, media e i tifosi. I club di calcio sono delle vere e proprie aziende che gestiscono milioni di euro di ricavi ogni anno. E i giocatori di calcio italiani sono delle vere e proprie star, seguite dai media e dal pubblico in ogni loro mossa. Le loro gesta in campo, le loro vite private e le loro opinioni suscitano interesse e polemiche sempre, alimentando la cronaca rosa e le discussioni sui social network. In una società tanto materialistica come la nostra, i calciatori sono diventati un esempio più per la loro immagine e opinioni che per i loro valori e storie di sacrificio e anche e soprattutto mentalità da campioni. Ma lo sappiamo già, il calcio in Italia è anche un riflesso della società stessa e della politica. Le squadre di calcio rappresentano le città e le regioni da cui provengono e spesso sono il simbolo della loro identità culturale e storiche. E le partite di calcio sono anche un'occasione per esprimere le proprie opinioni politiche, sociali e culturali e a volte purtroppo si esagera. Il calcio in Italia è un fenomeno complesso e multiforme che coinvolge tutti gli aspetti della vita sociale, economica e culturale del nostro paese. E se vuoi capire veramente l'Italia, devi imparare a conoscere il calcio italiano, il suo linguaggio, le sue passioni, le sue rivalità e le sue storie. Un altro aspetto da non sottovalutare è la nazionale italiana, che ha comunque unificato l'Italia in molti aspetti. La nazionale ha partecipato a 18 edizioni dei mondiali, vincendone 4 nel 34, 38, 82 e 2006. Le sue vittorie nei mondiali hanno rappresentato momenti di grande orgoglio per la nazione, celebrati con feste e manifestazioni in tutto il paese. E durante il mondiale di calcio, anche le persone che non seguono sempre il calcio vedono quelle partite dell'Italia contro la Germania, Brasile, Argentina e così via, come una cosa grandiosa, un interesse e passione tra tutti i tifosi in Italia. Inoltre, i mondiali di calcio, ma anche gli europei, sono un'occasione per scoprire nuovi talenti italiani e per celebrare i giocatori più famosi e talentuosi del mondo. Molti campioni di calcio italiani hanno fatto proprio la prima grande apparizione internazionale proprio giocando un mondiale o un europeo, e molti altri hanno conquistato il titolo di migliore giocatore del mondo e della competizione.
La crisi economica e le vicende giudiziarie hanno coinvolto molti club in Italia e hanno messo a dura prova la passione dei tifosi e la credibilità del calcio italiano. Le storie di corruzione, doping e violenza che spesso accompagnano il mondo del calcio hanno contribuito a minare la fiducia dei tifosi e degli appassionati. Ma nonostante tutto, c'è ancora speranza per il calcio italiano. Ci sono ancora giovani talentuosi e appassionati in tutte le regioni, club di calcio che lavorano sodo per migliorare e tifosi che continuano a sostenere le proprie squadre con passione ed dedizione. Il bene comunque c'è sempre. Purtroppo viene macchiato da pochi, ma il bene c'è sempre. Inoltre, il calcio in Italia rappresenta ancora un'occasione per unire le persone, per celebrare le proprie radici, per esprimere la propria identità culturale e storica. E questo è un valore che non può essere sottovalutato, soprattutto in questo momento in cui la società italiana è divisa e polarizzata. Quindi, nonostante le difficoltà e le sfide che il calcio italiano deve ancora affrontare, c'è tante speranze e bene per questo sport. E forse un giorno il calcio italiano tornerà a brillare con tutta la sua magia e la sua bellezza, con un simbolo di unità, di passione e di orgoglio per tutto il paese. Intanto, in questa stagione stiamo facendo bene anche in Europa e questo già è un segnale importante. E tu che ne pensi della storia del calcio in Italia? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto, non dimenticare di lasciare anche un bel like e di iscriverti al canale. Ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao ciao!